venuti alla conferenza stampa di Mister Zironelli prima di per due tese d'Ecco. Iniziamo pure con le domande. Matteo, buonacina. Buongiorno a tutti. Mister, buongiorno. Seconda trasferta in una settimana, quindi un altro test per voi. Come avete riassorbito la sconfitta immeritata di mercoledì? È dura riassorbire una sconfitta del genere in un derby poi. E come è venuta, però questa cosa qua ci deve rafforzare, perché, e ci deve anche far pensare, perché ne parlavo prima con i ragazzi della sede, e Filippo e Edoardo. Bisogna fare richiesta ufficiale in federazione di smettere il 40esimo del primo tempo e di conseguenza l'80esimo, perché se fosse così avremmo 27 punti su 30, quindi veramente mi viene da strapparmi quei pochi rimasti, perché è una cosa incredibile, saremmo soli davanti a tutti, però ci dobbiamo comunque pensare, perché è un delitto avere questi cali di tensione dal 43esimo al 45esimo, neanche 40, basta anche 43 minuti. Perché abbiamo preso al 43esimo sia domenica che a Fiorenzuola, che è a Mantua, l'1-1. Quindi se durassero 80 minuti avremmo fatto 27, togli ovviamente Trieste, avremmo fatto 27 su 30, quello che dà molto fastidio. Ma chiudiamo il discorso di mercoledì, adesso di giovedì. Come hai detto tu, è una partita importante e insidiosa, perché è comunque una trasferta difficile, perché è una squadra che ha pochi punti, ha fatto buone partite, non ha raccolto quello che ha seminato, di conseguenza bisogna essere molto pronti, molto concentrati e eliminare quelle sbavature che sono successe, che purtroppo capitano, però dobbiamo cercare di fare questo. Poi per quanto riguarda il resto non posso dire niente, come ho detto a fine partita, i ragazzi tutto quello che fanno sul campo poi lo ricalcano sulla partita, quindi non, da quel lato lì non è che possiamo dire che ci annoiamo, perché i gol vengono, le azioni vengono, l'attestato di stima nei confronti nostri a fine partita da parte dei tifosi c'è stato, che ringraziamo ulteriormente. Ovviamente eravamo arrabbiati tra di noi per quello che è successo e per quello che poi non abbiamo avuto la gioia di poter, però dopo siamo tornati fuori, l'abbiamo fatto e ci scusiamo, e che non era assolutamente una mancanza di rispetto, anzi ci rafforza ancora di più questo rapporto con loro, e dobbiamo farlo vedere sempre come stiamo facendo. Marcello Milani, ti sei dato una risposta, perché ormai appunto non è un caso, l'hai detto tu, ci sono tanti episodi simili, per diversi nei protagonisti ma simili nella dinamica, per cui l'Ecco regala qualcosa sempre, ogni partita. Peccato di gioventù o che cosa? Poi il modo di gioco, che da una parte è bellissimo, fa giocare diverte, oppure tenere 45 minuti, comunque 90 minuti è dura. È chiaro che il dato di fatto sono i 4-5 minuti per ogni tempo, o 3 minuti, che lì non riusciamo a essere concentrati come negli altri minuti. Non è comunque facile tenere sempre il pallino del gioco come abbiamo fatto su tutte le partite, perché guardando anche le statistiche, i possessi, quella roba là, siamo nettamente ovviamente superiori agli altri, però questo, come ho sempre detto, a me interessa fino a un certo punto, deve essere un'autostima per i giocatori, però qualche volta bisogna anche cercare di compattarsi e di essere meno aperti e di privilegiare magari quei 4-5 minuti dove dobbiamo ottenere il risultato, e dobbiamo essere un po' più stretti, far passare meno palloni e difendere un po' meglio. Nonostante questo, ti ripeto,
dato di fatto, dobbiamo migliorare quella roba lì. Fiorenzo Radogna. Buongiorno mister. Buongiorno Fiorenzo. Faccio un'affermazione, se riesce me la commenta. Sì. La Pergolettese è la squadra con la peggior difesa del campionato in questo momento. Sì, sì, beh, ma cioè, lasciano il tempo che trovano, come la nostra statistica che ho fregato Lanfranco perché era lui l'uomo statistica e non aveva pensato ai 27 punti su 30. Però sì, sono cose che da guardare, però ogni partita è una storia a sé, lo sai meglio di me, il campionato è livellatissimo e queste cose qua sì, devi tenerle in considerazione, però allo stesso tempo devi sempre stare sul pezzo e per 95 minuti, 97, quindi è quella la roba che noi dobbiamo migliorare. Bravi a stare sul pezzo, perché poi fai la grande partita con lo squadrone, tutto bello, e quando ci sono questi cali di tensione qua non va bene poi, perché poi passi per il giocatore che si trasforma con gli squadroni e poi magari non fai così con le altre squadre. Lì è la differenza tra il salto di categoria o meno, è tutto lì il discorso. Beh, non solo per quanto riguarda la nostra situazione, molto spesso succede anche nelle piccole squadre quando incontrano, abbiamo visto la Pro Sesto contro il Padova, eccetera. Quindi è normale che ci sia più, ma è un discorso di attenzione. È solo un discorso di attenzione, di concentrazione, di determinazione, non c'è altro. Nel momento in cui tu poi sei compatto, sei più unito, è tutto lì. Se riescono a svoltare con questa mentalità, ma glielo ho detto, io ai ragazzi le cose che dico a voi lo dico anche a loro, se riescono a svoltare mentalmente è una squadra che può giocarsela con tutti e l'abbiamo fatto vedere. Roberto, sicuramente vero. Sì. Disponibili ancora Curro, Sperandeo e Tordini. Sperandeo, sì. Tutti e tre. Per quanto riguarda, siccome domani ci sarà... Giudici, che avevo detto appunto che era una sì, situazione, una sostituzione non voluta, sì, purtroppo non stava bene. Quindi è fuori. Non ce la fa. Cos'è? No, deve fare l'ecografia oggi, quindi non... Nelle naturali rotazioni ci sarà posto da primo minuto per Petrovic, che ce l'ho visto in palla? Ma sì, sicuramente avremo bisogno di qualche forza fresca, perché comunque giocare a giovedì e domenica dopo la partita intensa anche di lunedì scorso, e soprattutto quella del derby, che è stata molto dispendiosa a livello energetico, sicuramente avremo bisogno di forze fresche. Adesso nell'ultimo allenamento di oggi decideremo bene con calma e anche con lo staff medico. Manfredo Birelli, se ne ha domanda. Aspetta che non ti sentiamo. Ok, così, grazie. Ah, ok. Se Tordini era disponibile, ma okay, il mister ha risposto. No, meglio non rischiarlo, Lanfranco. Grazie. Domande. Matteo, se hai un'altra domanda. Sì, allora, diciamo, Pergolettese è una squadra strana, perché tutte le volte che Lucchini è lì sembra per essere esonerato, poi fa la grande prestazione. Diciamo una squadra strana anche perché poi ha questo gran talento che è Morello, sembrava dovesse andare via, è rimasto e è un po' in una fase di strana, sì, della sua carriera, doveva andare in Serie B, non ci è andato, non ha ancora impattato bene con questo campionato, però non è neanche forse facile da leggere quello che può dare in una gara che immagino si giocherà sui dettagli. Sì, so che il giocatore è importante, adesso la situazione delle altre squadre interne non la conosco, so che comunque hanno fatto una grande partita 15 giorni fa contro la Pro Sesto, anzi una settimana fa, contro la Vino Lenfe, scusate, e si è ricompattata, quindi si è fatto il risultato con la Vino Lenfe, è una squadra viva e per quello che dobbiamo stare attenti e cercare di essere
noi con la concentrazione però massima e soprattutto nei punti caldi della partita. Marcello, un'altra domanda? Sì, se hai in mente qualche cambio anche tattico, proprio in ragione della maggior compattezza, il 3-5-2. Io me l'aspettavo, ma sarebbe stata una sorpresa assoluta contro il Renate, ma ce l'hai in mente o comunque? Squadra che vince non si cambia. No, non è che squadra che vince non si cambia. Nel momento in cui abbiamo fatto il 2-1, noi ci siamo ricompattati con tre centrocampisti, però abbiamo preso gol, quindi anche il discorso tattico lascia il tempo che trova. Col Padova siamo rimasti così, abbiamo chiuso compatti, uniti, molto meglio, sì. Poi verso la fine credo col Padova siamo andati a 3-5-2 e abbiamo tenuto meglio, però non è successo contro Renate. Avevo provato a fare una cosa simile, ma non tutte le partite poi ti riesce sempre quello. È chiaro che ci pensi, però magari col 3-5-2 sei un po' più predisposto ad abbassarti, no? Avendo meno pressione da mettere in avanti, quindi ti abbassi e magari su qualche partita dove non hai centimetri preferisco anche di no. Dipende dal momento e da chi è dentro in campo, perché qualche volta ho alzato anche i centimetri, eccetera, però poi all'89esimo alla Provercelli abbiamo preso gol mettendo un difensore in più, eccetera, quindi l'interpretazione non è modulo, dai. Sì, secondo me è proprio se tu riesci a stare alto e comunque quando non riesci nell'uscita e prendi magari il filtrante dentro, comunque riesci a compattarti lo stesso, è quello lì che non riusciamo a fare come abbiamo fatto col Padova. E quindi è una cosa mentale, perché lo fai quando ci sono i giocatori che tu pensi che siano forti e quindi c'è più attenzione e non lo fai sempre? È lì la diversità tra la categoria, le categorie. Io posso fortunatamente dirlo perché da giocatore ho provato, cosa vuol dire? E quindi è per quello che ti trovi dei giocatori che magari dici ma come mai hanno 28 anni e sono ancora in C e hanno quei numeri lì, giusto? Ci sarà un motivo, non è solo sfortuna, no. Perché dopo è facile dire è stato sfortunato, io potrei benissimo dire sì, sono stato sfortunato, ho fatto 13 operazioni, cioè, ma non lo dico mai, perché io ho avuto la mia carriera, sono contento così. E se non ho giocato per tanti anni in Serie A, un motivo c'era. Si vede che non ero. Non mi attacco agli infortuni, capito? Quindi non dobbiamo piangerci addosso, non dobbiamo trovare scuse, dobbiamo stare sul pezzo. Punto. Sì, l'ultima cosa, una sfumatura, che poi magari sfumatura può anche non essere. Marzorati è il primo di fiato alla stagione, Battistini come sta? Che a vedere quelli che sono stati anche un po' i pochi test che ha avuto per alternarli. Sì, Battistini e Celiac stanno meglio, perché avete visto che anche Bez dopo le 4 partite consecutive si sentiva un po' pieno con le gambe ed era a rischio, e quindi anche l'altra sera che doveva entrare al posto dei Giudici, però non ci siamo un po' parlati e non se la sentiva, adesso sta meglio e Battistini uguale, sì che qualche cambio dietro sicuramente viene dato, perché in 3 partite e 2 così ravvicinate è difficile per uno che non ha più 20 anni. Grazie a tutti. Grazie a voi. Ciao. Grazie.